e in particolare è importante per i rapporti che l'Europa ha con la zona del Mediterraneo. Con noi sono Gianni Bonini, è impegnato nel settore dell'energia convenzionale all'interno di diverse società e si occupa, occupa da, da tempo e scrive da sempre di, di geopolitica e in particolare legata alla questione euro-mediterranea. Rappresenta l'Italia all'interno del eh, centro, diciamo l'italiano, eh, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici del legati al Mediterraneo, Daniele Lazzri, già presentato ieri sera, eh, direttore responsabile del, del nodo di Gordio, eh, scrive su diverse. È presto reduce da una bellissima esperienza al, al Senato il mese scorso, alcuni, po po pochi ehm. giorni fa, di cui, ne, di cui ne parlerete magari benissimo. L'incontro di, di questa mattina, come i due di ieri e come quello che ci sarà oggi nel pomeriggio, sono gli allietati dai nostri fratelli Scarabocchio, eh, Rudy Patauner e, e Umberto, non mi ricordo, no, è Umberto Rigotti, studio d'arte Andromeda, che con dei visual talk ci rappresenteranno quello che stanno raccontando, quello che racconteranno in pratica i nostri, i nostri esperti. Io vi cedo direttamente la parola, buon lavoro. Grazie, grazie a Giancarlo Singer e grazie eh, ai Fratelli Scarabocchio, perché è una cosa che non mi aspettavo, è stata una sorpresa anche per noi, ed è una cosa veramente. Non solo. Eh, prego. Sì, 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 Ci siamo già dotati di acqua per disperazione, <ride> e, perché è una cosa bellissima, lo studio Andromeda fa da sempre un grande lavoro, quindi noi l'abbiamo sempre apprezzato e quindi è stata una duplice sorpresa sapere che eh, saremo accompagnati da questa, visual, da questa vi, visual talk, perché fondamentalmente è questo di cui si parla. Gianni Bolini è stato già presentato, ma volevo aggiungere un pezzettino alla sua presentazione, perché Gianni sì, è un esperto di energia per moltissimi anni vicepresidente eh, e delegato eh, per l'Italia del Centro Studi Internazionali per il Mediterraneo, il, il SIAM, altri studi per il Mediterraneo e l'agronomia e quindi io comincerei proprio Gianni nella chiacchierata, anzi lo chiamiamo non è una conferenza questa, non è che uno parla, l'altro parla, insomma facciamo una cosa tipo dialogo, sarà un dialogo fra me e Gianni Bonini e non è un caso appunto che abbiamo chiamato dialoghi mediterranei, l'incontro che abbiamo fatto il 2 aprile al Senato della Repubblica, un incontro molto partecipato sulle nuove strategie di sicurezza energetica, ambientale e dell'agroalimentare per quello che Fernando Rodella chiamava il continente liquido, il nostro meraviglioso Mediterraneo. Prego Gianni. Ma prima di tutto un ringraziamento agli organizzatori di questo festival perché stamattina ci danno la possibilità di parlare diffusamente, questa, dalle 10 all'11 e mezzo poi sarà un po' meno, ma insomma possiamo veramente sviluppare un discorso perché il problema dei talk show molto spesso è che sei costretto nei tempi, quindi vai per battute che non rendono la complessità delle questioni invece che abbiamo di fronte. Eh, con Daniele abbiamo lanciato, eh, sviluppato in questo importantissimo convegno, abbiamo fatto il 2 aprile al Senato la questione dei dialoghi mediterranei. Lo abbiamo fatto perché il Nodo di Gordio da sempre ha questa visione complessiva euro-mediterranea delle problematiche e negli ultimi tempi in particolare ha sviluppato un forte interesse, c'è sempre stato però una maggiore attenzione ancora di più sulla questione del Mediterraneo. Mediterraneo, senza voler citare Brodel, Cardini, Abulafia, eccetera, è questo, vorrei andare per punti stamattina: è l'area di interesse e di azione del nostro paese da sempre. Brodel diceva che noi siamo l'asse mediano del Mediterraneo e che dal Mediterraneo. Abbiamo ricavato come dire, una posizione geopolitica vantaggiosa che ci ha permesso di ottenere grandi risultati, ma dal Mediterraneo vengono anche i nostri problemi, le problematiche eh, più, come dire, più gravi che da sempre connotano la, lo sviluppo del Paese. La questione mediterranea è al centro sia della formazione dello Stato unitario, non voglio dire, come ho detto provocatoriamente alcune volte, che l'unità d'Italia è un episodio dell'imperialismo inglese, perché è una provocazione che ho adottato per sollecitare un po' degli interventi fuori dello scomo, ma sicuramente eh, la Gran Bretagna ha esercitato un ruolo fondamentale nella formazione del nostro Stato unitario. E noi da sempre abbiamo la stessa classe dirigente. Unitaria dopo il 1861 come dire, vide nel Mediterraneo il grande problema dell della nostra espansione come Stato e il grande problema della nostra politica estera. Voi tutti sapete che noi chiedemmo nelle relazioni internazionali la Tunisia e solo poi fummo mandati in Somalia e poi soltanto nel 1912 attraverso una guerra molto sanguinosa e che si è protratta di fatto fino alla fine degli anni 30, praticamente non è mai smessa, ci siamo insediati in Libia. La Libia come Stato unitario è in qualche modo un'invenzione italiana, tra virgolette perché le differenze tra Cirenaica e Tripolitania sono talmente forti che oggi infatti tendono a esplodere in modo clamoroso, ma anche di questo parleremo in un secondo momento. Quindi il Mediterraneo rappresenta da sempre il nostro terreno d'azione e il centro, il focus, il fuoco della nostra politica estera, non c'è dubbio. Non importa ricorrere alla storia, che noi non studiamo più purtroppo nelle scuole, ma che gli inglesi e gli americani studiano con grande attenzione. E per esempio un grande leader storico come Churchill dedicava al Mediterraneo un'attenzione superiore ai rapporti che l'Inghilterra, che la Gran Bretagna aveva lo stesso Questo continente sì. europeo. C'è cioè un bellissimo studio di, una, di un ricercatore della Federico II di Napoli a Terrano, che, non, che si trova, però che vi consiglio che si trova su internet. Della Federico II Press, il quale per esempio sottolinea che per Churchill nella seconda guerra mondiale il centro dell'attenzione bellica era il Mediterraneo e non l'operazione Overlord. Lui, per esempio, costringe gli americani e Roosevelt, forse un Roosevelt in qualche modo anche connivente su questa linea, però, a come dire, privilegiare il teatro di guerra Mediterraneo rispetto allo sbarco in Normandia che gli americani volevano fare prima. Questo per dire che il Mediterraneo è molto più importante, lo è storicamente, ma anche per l'attualità, lo è stato nella seconda guerra mondiale, per le merci che ci passano, il raddoppio, e poi non è il raddoppio, ma l'allargamento parziale del canale di Suez, ha oggi ridato ancora più importanza al Mediterraneo, dove comunque passa l'approvvigionamento energetico, alimentare e di materie prime dello stesso continente europeo la gran parte ti faccio fare un inciso subito allora Gianni perché è stato preziosissimo in questo eh, cornice generale della questione si parla di Europa perché questo è il festival siamo Europa di conseguenza è interessante vedere qual è la prospettiva dell'Unione intera nei confronti del Mediterraneo stiamo assistendo in realtà al ritracciamento alla ricostruzione dell'Europa secondo altri modelli esiste un'Europa cosiddetta Carolingia quella a guida franco-tedesca, così come sta emergendo invece un'altra Europa che noi abbiamo chiamato spesso e volentieri nei nostri iscritti attrazione baltica e quindi abbiamo tutta la, la Polonia e i paesi, i paesi del, del nord Europa. E rispetto a questo, la politica estera italiana nel contesto europeo è isolata nella gestione del Mediterraneo oppure è possibile ragionare in termini di Unione Europea nella visione politica mediterranea? Ma io sono abbastanza scettico da questo punto di vista. Allora, tanto diciamo che nel secondo dopoguerra, dentro il bipolarismo Unione Sovietica-Stati Uniti, quella classe dirigente che si era preparata attraverso anche il codice di Camaldoli, voi sapete che la classe dirigente cattolica in particolare si riunì a Camaldoli poco prima del 25 luglio del 1943, per presentare un programma sociale e economico che poi fu, innervò la crescita economica italiana del dopoguerra, quello che si chiama Codice di Camaldoli, basato sul privilegio dell'industria mista pubblica-privata, e su un programma sociale molto, molto avanzato all'epoca. Quella classe dirigente nel bipolarismo usa e nella Guerra Fredda seppe muoversi con grande abilità negli spazi e negli interstizi dello scontro. Est-Ovest, rilanciando invece il rapporto nord-sud, voglio dire, soprattutto gli americani che erano favorevoli insieme ai sovietici alla decolonizzazione e all'indipendenza dei paesi del Nord Africa, ci regalarono una sorta di vicariato che ci ha permesso, fino al 2011, in qualche modo, di avere una posizione di governo privilegiata nel Mediterraneo, e noi siamo stati dei protagonisti fondamentali del processo di decolonizzazione e di indipendenza dei paesi del Nord Africa. Senza scomodare Mattei e Leni noi abbiamo giocato un ruolo fondamentale e da questo punto di vista i francesi non ce l'hanno mai perdonato nella rivoluzione algerina, tanto per non... ma tutta la fascia sud, la fascia del Nord Africa ha come dire usufruito della sponda italiana e della sponda europea, va detto anche questo. Cioè l'Europa è cresciuta a partire da Schuman nei primi anni 50 in là, è cresciuta con un'attenzione molto forte nei confronti del Mediterraneo, che però, a mio punto, modo di vedere, purtroppo, ahimè, negli ultimi decenni è venuta piano piano scemando. Ecco perché abbiamo sempre parlato di un'Europa a trazione baltica. Io non credo che... Il trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania sostanzialmente corregga questa Europa a trazione baltica. C'è sempre stata, la Francia ha sempre in qualche modo marcato una sua autonomia sia nei confronti della Nato sia nei confronti dell'Europa, volendo in qualche modo primeggiare e possedendo un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU che in qualche modo testimoniava di una sua supposta, come dire, con vittoriosa conclusione della seconda guerra mondiale. Allora io credo che noi abbiamo purtroppo gravemente trascurato il Mediterraneo. In particolare, io l'ho detto e lo ripeto, abbiamo sposato, qui il discorso si può fare molto complicato, se c'era una strada alternativa o no, abbiamo sposato queste cosiddette famose primavere arabe, che il cardinale Angelo Scola nella sua bellissima rivista Oasis de ha definito in tempi non sospetti fugaci, nate sul bisogno di libertà e anche di miglioramento, questo bisogno di benessere dei popoli del Nord Africa, e le abbiamo sposate e però sono state un evento fortemente destabilizzatore che hanno portato altri paesi, in particolare le monarchie petrolifere a primeggiare sull'asse nel Mediterraneo, mentre prima l'Europa aveva una posizione importante. Guardate, l'Europa in tutti gli anni 80 e anche gli anni 90 ha avuto nel Mediterraneo una, una come dire, funzione importantissima di stabilizzazione e di pace. Certamente le paci non sono mai assolute, sono contraddittorie. Voglio parlare del Libano, ma allo stesso... I stessi regimi del Nord Africa, certamente regimi dittatoriali che non sono come dire, paragonabili al parlamentarismo anglosassone, ma erano regimi in qualche modo st stabilizzatori. Le primavere arabe di fatto hanno portato all'attuale caos nel Nord Africa, in particolare al caos libico che ci minaccia direttamente, ma insomma la situazione di destabilizzazione complessiva. C'è cioè una transizione, non è stata una transizione a mio avviso verso il miglioramento, ma è una transizione e che ha portato l'Europa purtroppo a giocare un ruolo secondario. Questo ruolo di stabilizzazione dell'Europa nel Mediterraneo sempre però questo va sottolineato sotto l'ombrello di copertura americano perché è imprescindibile qualsiasi ragionamento che si voglia fare sulla politica di gestione del Mediterraneo senza pensare all'adesione della Nato e alla Nato di tanti altri paesi oltre all'Italia, insomma, giusto Gianni? Ma anche qui... Anche qui colgo l'occasione di questa appunto, Ti Interrompo riflessio. solo un secondo perché intanto gli amici, i, frate, i fratelli Scarabocchio di Andromeda hanno fatto un bellissimo lavoro mentre noi si stava parlando no? per inquadrare la sicurezza alimentare. Adesso poi entreremo nei dettagli. Prego, prego Gianni. Tu sottolineavi l'ombra. Anche qui bisogna insomma, smettere di raccontarci. Ieri Dario Fabbri e Gaiani, non so se è già andato via o ecco, è, ci hanno fatto degli assist meravigliosi, cioè hanno come dire, introdotto i, i temi geopolitici della sicurezza, della difesa nel Mediterraneo e non ho nulla da aggiungere a quanto hanno detto ieri e li ringrazio perché ci permettono di andare oltre. Eh, L'ombrello americano è un dato imprescindibile, la Nato è un dato imprescindibile. Cioè noi se no continuiamo a raccontarci delle cose che ci fanno solo male, perché se vogliamo essere ottimisti della volontà, come diceva Ciao Gaiani Gramsci, eh, dobbiamo però basarci su delle analisi crude, quelle appunto lui definiva il pessimismo della ragione. Eh, allora l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale, punto. Non l'ha persa solo il fascismo, siamo entrati male, ne siamo usciti peggio abbiamo perso la seconda guerra mondiale. Abbiamo mantenuto faticosamente l'unità nazionale per una serie di ragioni, non ultima la guerra fredda, credo soprattutto grazie al, al, all'endorsement, come si dice oggi, americano e alla politica del Vaticano. Paolo VI, Montini hanno giocato un ruolo fondamentale, per fare un nome, nel, nel mantenimento dell'unità nazionale. E noi abbiamo avuto nel Mediterraneo, abbiamo agito in conformità a quelli che erano gli interessi americani. Io ricordo un bellissimo, una bellissima lezione al Ministero della Difesa, al Centro di Attitudini Strategici, di un ministro di cui mi sono pregiato di essere amico, il quale ci raccontava come per esempio durante la guerra fredda l'Unione Sovietica bloccata dai alta nel Mediterraneo, però comunque tentava l'accerchiamento. L'Angola, il Congo. Cioè sono tutti episodi di una guerra fredda che nelle periferie del mondo è stata molto calda, senza stare a scomodare il Vietnam, ma anche in Africa, anche in Sud America è stata molto calda. Quindi noi abbiamo esercitato nel Mediterraneo in prima persona una sorta di vicariato. Per, diciamo, per la Nato, per gli americani, che ci ha permesso di, come dire, di eh, avere un ruolo primario. Mi riferisco al Libano, ma mi riferisco anche alla sponda che abbiamo avuto per esempio sulla questione palestinese, che oggi molti hanno dimenticato, ma è una questione invece ancora oggi naturalmente importante, anche se purtroppo... Eh, questo è un popolo che non è, riesce a trovare, a trovare pace, non riesce a trovare un equilibrio nelle vicende medio orientali. Mi riferisco a tutto il processo di decolonizzazione. Insomma, l'Italia si è mossa in conformità a quelli che sono stati gli interessi della Nato e degli americani. Col 2011 questa politica è venuta, è venuta meno. e beh Certo, sappiamo cosa è successo nel 2011, chiaramente la Libia sottoposta a un caos che ancora, di cui ancora portiamo le ferite lo stiamo vedendo, insomma non c'è una soluzione all'orizzonte, insomma la, la situazione è ancora molto complessa eccetera, però io vorrei con te adesso Gianni entrare nello specifico proprio sfruttando, lo dico nel senso sfruttando, visto che vedo frutta, no? il tuo osservatorio privilegiato di Parigi, cioè con il SIAM. Mille paesi visitati, mille incarichi ufficiali e quindi hai potuto proprio sviluppare il settore agroalimentare in corrispondenza con tanti paesi che si affacciano su questo meraviglioso mondo che è il Mediterraneo. Si parla di sicurezza, la sicurezza non è solo l'approvvigionamento di risorse agroalimentari, è anche sviluppo, il lavorare nei confronti. Di questi paesi, non soltanto con dazioni di denaro, che poi sappiamo che molto spesso sono andate a finire male perché sono state affidate a o enti inesistenti, inutili, o a dittatori, per esempio, che possono avere fatto un utilizzo maldestro diciamo, dei fondi assegnati. Ma la devoluzione dell'Europa nei confronti dell'Italia, in particolare nei confronti del Mediterraneo dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo nel settore agroalimentare è stata importante. Volevo che ci raccontassi un po' della tua esperienza in quegli anni e oggi che cosa è cambiato perché mi pare che la situazione sia un po' diversa. Beh, io non, quando sono entrato al Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici, un'invenzione incredibile del fine anni '50 legata appunto al processo di decolonizzazione e di indipendenza di questi paesi. Ehm, conoscevo poco questo ente, a cui aderiscono 13 paesi dell'area mediterranea e che ha tutta una serie di missioni sul campo, dal Libano alla Turchia, al Marocco, che aiutano gli agricoltori a migliorare le loro tecniche e a formare i quadri tecnici. Vi faccio un esempio, quando io sono andato in Siria, nel 2010, nel maggio 2010, la Siria è un paese che a me ha fatto un'impressione straordinaria, un paese bellissimo. Io ho lasciato il cuore a Ebla, dove c'è una missione archeologica italiana del professor Mattia che ha scoperto questo anello di congiunzione del terzo millennio tra la Mesopotamia e il Mediterraneo e c'è un archivio di eh, un archivio di, di documenti sulla, uh, di, su tavolette di argilla straordinario che ha permesso di ricostruire la storia del Mediterraneo. Cioè, ve la faccio breve: insomma, Sargon il Grande, già nella fine del terzo millennio arriva, come dice lui in un'iscrizione, a lavare le sue armi nel mare superiore: cioè esporta la grande scienza dell'epoca assiro-babilonese, insomma, mesopotamica, Sumerica, Accadica, la esporta già nel Mediterraneo. C'è un grande filologo, ve la faccio un po' lunga, visto che c'è il tempo, un grande filologo che si chiama Giovanni Semerano, che ha insegnato all'Università di Firenze e che diceva, e qui si può aprire un dibattito, gli indo europei non esistono, e che diceva che il fulcro della civiltà è la Mesopotamia e il Mediterraneo è stato questo continente liquido che ha permesso la trasmissione della cultura sumerica dalla Mesopotamia appunto all'Ellade, alla Grecia, alle Ciladi, alla prima di tutto alla civiltà minoica, eccetera. Ebla è stato uno degli anelli di congiunzione di questo processo di esportazione. Lui fa l'esempio, quando tiri un sasso, no? i cerchi si allargano e così sarebbe, sarebbe espansa la cultura. La, dicevo, la Siria è un paese meraviglioso, un paese meraviglioso, io sono stato lì, noi per esempio aiutavamo, accanto alla missione archeolog archeologica del professor Mattiae, a uh, Ebla che oggi è irraggiungibile. Aleppo è ritornata sotto Bashar Assad ma Ebla, che è a 60 km, è ancora, è ancora uh, irraggiungibile. Dice perché c'è Al-Qaeda, l'Isis. Poi su queste sigle si potrebbe fare tanta letteratura. La verità è che noi eravamo il primo partner commerciale europeo della Siria noi in Siria non si riesce a rientrare la verità purtroppo siamo stati mi risulta il primo paese ad andare via dalla Siria il primo paese europeo l'ambasciata italiana facilmente... della Siria sta in Libano per dire insomma che è un paradosso insomma. poi voglio dire se non è vero che siamo stati il primo paese siamo stati il secondo e il terzo insomma, siamo stati all'avanguardia tra i primi a lasciare un paese meraviglioso non c'è verso di rientrare a Ebla non c'è verso di rientrare a Ebla i francesi però sono già rientrati in Siria. Allora è un paese meraviglioso, noi lì aiutavamo i contadini, io ho mangiato con loro. Sono un romantico, sono forse un turista altri tempi, eccetera. I contadini siriani, noi aiutavamo i contadini siriani a sviluppare un sistema di eh, come dire, delle piattaforme idriche e delle eh, a, come dire a restaurare e a utilizzare queste vecchie canalizzazioni idriche per l'irrigazione naturale dei campi di questi contadini. L'impressione che ho avuto io è di, una, di un amore straordinario da parte di questi contadini nei confronti della nostra missione del SIAM fatta da italiani. Siamo stati accolti al Ministero dell'Agricoltura e ai loro funzionari in maniera insomma, sembrava dei missionari che portavano come dire, la, la civiltà. Queste piattaforme si chiamano Cattare o Cattare. E purtroppo siamo dovuti andare via, lì c'era una missione importante. Eravamo per esempio in Libano, a, eh, siamo ancora in Libano con delle missioni aiutare a fare l'olio, perché i, i contadini sciti della valle della Bekaa che hanno gli olivi, eccetera, non sanno fare l'olio. Noi li abbiamo aiutati e c'è stato un bellissimo progetto che abbiamo anche, eh, come dire, Battezzato una bella manifestazione eccetera, a Beirut, che si chiama L'olio del Libano, di cui vado particolarmente orgoglioso. Abbiamo, siamo stati all'Oasi di Siwa, dove abbiamo insegnato, abbiamo insegnato. Questi paesi hanno un problema: la trasformazione dei prodotti agricoli oltre alla conservazione. Abbiamo, abbiamo insegnato ai contadini egiziani a sfruttare, a valorizzare la loro produzione di datteri. Siamo stati in Marocco, siamo stati in Tunisia dove c'è storicamente, nonostante sia un paese vicinissimo all'Italia, un problema di trasformazione e di conservazione delle materie prime. Cioè questo Siam che ha quattro istituti, di cui quello di Bari è forse a Bari, Montpellier, Saragozza e a Creta, a Cania, e di quattro l'istituto di Bari, voluto fortissimamente da Aldo Moro, è sicuramente un'eccellenza italiana da questo punto di vista, tu l'hai conosciuto anche in qualche modo. E eh, vabbè, noi abbiamo avuto una, in questi anni, in questi 50 anni e più, abbiamo sviluppato come dire, una presenza nel Nord Africa straordinaria. Gli stessi tecnici dei ministeri che noi incontravamo in quadri erano stati formati in Italia. Quindi parlavano l'italiano, che per me in qualche modo era anche un vantaggio, un aiuto, non essendo per... fortissimo nelle lingue. E comunque testimoniavano una presenza di civiltà che noi abbiamo sedimentato nel corso di questi 50 anni. Con le primavere arabe non c'è dubbio che questa presenza si è indebolita, anche perché, come dicevi te, come mi provocavi, la tendenza dei finanziamenti europei è quella di favorire le politiche gender, che io non voglio criticare, ma insomma... Eh, si rischia da questo punto di vista di privilegiare rispetto al finanziamento delle comunità eh, agricole, che è fondamentale, perché soprattutto, guardate, il Siam nasce nel 62, già perché? Perché si vuole impedire l'emigrazione eh, dei contadini nelle città oppure l'emigrazione in Europa. Se... è lì che ti volevo portare. Poi. Eh, voglio dire: eh, vedeva, anche se il problema naturalmente non era drammatico, non aveva i numeri drammatici a noi oggi, però si voleva impedire: si voleva impedire ai contadini di migrare nelle città, si voleva impedire la formazione di queste megalopoli. Il Cairo poi è comunque una megalopoli lo stesso, però non c'è dubbio che l'Europa i, i quattro paesi che formano insieme: Francia, Spagna. Grecia e Italia questo, questo obiettivo in qualche modo l'hanno raggiunto. Quindi hanno impedito la, lo sradicamento identitario, anche se i problemi poi per la gioventù di questi paesi si ripresentano nelle stesse forme, disoccupazione, stili di vita aggressivi come si possono presentare in Italia. Lì secondo me è ancora peggio, che poi per converso danno, come dire, producono eh, come dire, dei dei flashback di fondamentalismo, di integralismo, eccetera, eccetera. Questo Siam che nasce da questa felice idea, e che è proprio un appendice dell'Europa, uno spin-off, come si usa dire oggi, dell'Europa che si volge verso il Nord Africa, è parte integrante di quella politica italiana ed europea che fa da sponda al processo di decolonizzazione e di indipendenza del in Nord Africa e del Medio Oriente che ha contrassegnato l'Europa fino alla data del 2011. Questa delega, Gianni, in qualche misura delegato, hai fatto il nome di quattro paesi, la Francia, l'Italia, la Spagna, la Grecia cioè quella che una volta si definiva l'Europa mediterranea, che poi successivamente invece è stata definita la periferia dell'Europa e che nelle parole dell'ex presidente di Confindustria tedesco sono stati definiti de, der Olivenländer, le terre delle, delle olive fondamentalmente, quasi a, a ridurre l'importanza, la valenza strategica di questi quattro paesi nel Mediterraneo. Quindi mi confermi, ci confermi che... Da un decennio almeno a questa parte, fondamentalmente, non solo il ruolo del SIA, ma comunque la presenza di questi paesi per la sicurezza agroalimentare delle zone rurali in tutto il Nord Africa si è ridotta consistentemente. La colpa è di Tiberio. Imperatore Rore un po' lunga adesso però eh, eh, è un po lunga. Do, non dove, doveva arrivare all'Elba insomma dopo Teotoburgo con eh, Druso, Germanico eccetera si poteva arrivare all'Elba e forse l'Europa non sarebbe stata più attrazione baltea vabbè a parte la battuta vabbè, no? che non è tanto una battuta ci siamo fermati a Reno insomma. allora voglio dire ehm, l'Europa negli ultimi tempi in particolare si è fatta diciamoci la verità insomma, si è fatta sostituire da altri nella politica, nella geopolitica in particolare, i vuoti non si danno, i vuoti vengono riempiti. E il vuoto dell'Europa nel Mediterraneo è stato immediatamente riempito dalla Turchia, dal Qatar, dall'Arabia Saudita, eccetera, mettendo in difficoltà, attenzione, anche i nostri alleati storici. Voglio, dire, voglio parlare dell'Egitto, voglio parlare della Tunisia, voglio parlare della stessa Libia, però la Libia è il caso più eclatante se vogliamo, ma tutta la fascia dell'area Mena, Middle East e Nord Africa è stata sottoposta a uno stress ed è stata costretta la mancanza della sponda europea a cercarsi nuove alleanze, nuovi interlocutori. Ecco dunque perché oggi noi quando parliamo di Libia dobbiamo fare conti non solo con la Russia, perché vedete la Russia come diceva la Naroc Narocinskaya che è stata a Parigi presiedeva il Comitato per, la, per lo sviluppo della democrazia ed era un personaggio legato alla Russia di Putin. La Russia, come voi sapete, da sempre ha cercato uno sbocco nei mari caldi: cioè, tutta la. Kipling, l'Afghanistan, il Grande Cyber Gioco. Pass, no? Il Grande il gioco. gioco è tutta una questione legata per impedire alla Russia zarista di arrivare all'oceano indiano. La Russia da sempre ha sofferto di essere costretta nel Mar Nero, nonostante gli accordi per il passaggio dei Dardanelli e del Bosforo. Eh, io non credo sia un caso che sia arrivata in Siria, non credo sia un caso che sia arrivata nel Mediterraneo, non credo sia un caso che oggi sia una delle potenze che stanno dietro Haftar. Allora, c'è stata una politica americana sbagliata in questo caso. Io non credo vi lo dico con molta franchezza. Questa politica americana di oggi, che è figlia del soft power obamiano, insomma, gli americani sono stanchi di avere i loro morti. Gli americani hanno cercato in qualche modo delle alleanze e li sostituissero nel presidio di questi paesi, del Mediterraneo. E le, hanno, e le hanno trovate nella disponibilità, nel desiderio dei sauditi, del Qatar eccetera, di arrivare al Mediterraneo, come Sargoni Grande nel terzo millennio a.C. E qui torniamo al punto precedente. Allora, ed oggi queste presenze, la Turchia che insomma ricerca un nuovo ruolo nel Mediterraneo, la Turchia, insomma gli ottomani sono stati un grande impero, ma prima della conquista di Costantinopoli nel 1453 sono stati un grande impero, tra l'altro il sultano... Di Costantinopoli si faceva chiamare Cesare, perché il modello politico era comunque quello dell'Impero romano, alla ricerca Scusa Gianni, i turchi ottomani da sempre cercano una preminenza nel quello era il vecchio mare nostro. Una no? Turchia che permane come primo esercito di tutta la zona del Mediterraneo e la seconda potenza, da un punto di vista militare, della Nato. Dopo gli Stati Uniti, stiamo parlando di una cosa importante. Non c'è dubbio. Noi quando trattiamo queste cose lo facciamo soprattutto a livello di talk show televisivi, lo facciamo con una leggerezza imperdonabile, che non è veramente intollerabile. Cioè parliamo della Turchia come se fossero trogloditi. La Turchia sono un grande, sono gli eredi di un grande impero multinazionale, ma non scherziamo. Voglio dire la Turchia oggi cerca, ricerca nel Mediterraneo uno, uno sbocco, una presenza che Voglio dire due guerre mondiali che l'hanno penalizzata, l'hanno costretta costretto a ridurre. Ripeto, i vuoti in geopolitica non si danno e la Turchia ha riempito il vuoto dell'Europa, perché il problema non è solo l'Italia, è il vuoto dell'Europa. Insomma, la Germania non ha quell'interesse per il Mediterraneo che invece è storicamente dell'Italia e della Francia. Ma è questo è un fatto, basta studiare le cartine geografiche, non è un fatto geografico, insomma, non solo geopolitico, è geografico. Hitler fu costretto a interessarsi al Mediterraneo dal vuoto determinato dalla sconfitta dell'Italia in Grecia, che tra l'altro ritardò di qualche settimana l'operazione Barbarossa. Sono convinto che avrebbe perso lo stesso, però di fatto ritardò di qualche... dover, come dire, subentrare alla sconfitta italiana in Grecia. Ritardò di qualche settimana l'operazione Barbarossa, fu costretto a mandare Rommel nel Nord Africa perché non, ma lui non ci voleva venire. Cioè queste sono cose importanti. La Germania ha sempre guardato a est, ha sempre guardato a est nei confronti del cuore del mondo, dell'Erdland, dove era insediata la Russia zarista e poi sovietica, e ha sempre guardato al rapporto con l'Inghilterra. Quindi allora. Il ruolo nel Mediterraneo era nostro, allora per tornare al SIM noi l'abbiamo svolto direi magnificamente perché l'Italia ha una grande storia eh, di politica estera nel, dopo, nel secondo dopoguerra. Nonostante eh, la tragedia della seconda guerra mondiale, l'Italia riesce grazie a una classe dirigente eccezionale, e io lo dico in gran parte democristiana, io non sono mai stato democristiano, lo posso dire. La, ha avuto una grande storia e ha avuto dei rapporti, voglio dire, i rapporti con la Siria, prima delle primavere, erano rapporto eccezionale in tempi anche di scambio, ho detto, eravamo il primo partner commerciale europeo con la, con la Siria, avevamo una presenza fortissima, nel Libano abbiamo giocato un ruolo fondamentale, ci vogliono ancora, io mi ricordo nel 2010, sono passato in Libano, mi pare ci fossero i mondiali di calcio nel 2010, se non vado errato, e alle finestre c'erano le bandiere tedesche, brasiliane, ovviamente, e italiane. Cioè, allora, noi abbiamo in questi paesi abbiamo, e abbiamo ancora una presenza straordinaria, che però non dobbiamo giocarci, anche perché, voglio dire, insomma, derrate alimentari, politica energetica, poi se voi la affrontiamo, provengono dal rapporto con questi paesi. Quindi noi da questo punto di vista dobbiamo riprendere e ricanalizzare i finanziamenti europei verso una politica estera nel Nord Africa, nel Medio Oriente sul campo, perché la nostra forza era le missioni, erano i giovani ricercatori che stavano a Siwa, nella Valle della beca nel Kurdistan, perché noi siamo arrivati nel Kurdistan prima degli altri. In Marocco, in Tunisia, dove le comunità dei ricercatori del SIAM italiani dell'Istituto di Bari hanno, come dire, aiutato la popolazione a sviluppare tecniche agricole, a restaurare antichi modelli di coltivazione e di, eh, come dire, di eh, distribuzione idrica, perché c'è un problema drammatico in tutto il Medio Oriente e Nord Africa che è lo stress idrico, non è solo il morto che sta perdendo sempre più chilometri quadrati tutti gli anni che passa, ma è il giordano, è Giordano, che è un, fiume, è, un, insomma, è un fiume che ha sempre meno portata d'acqua. È il dramma del Nilo. Voi sapete che l'Etiopia sta costruendo una diga a monte del Sudan, Dam mi pare si chiama, una grande diga, che bloccherà l'acqua e che risolverà probabilmente procedi, i problemi idrici e energetici dell'Etiopia, ma li complica per il Sudan e per l'Egitto. Anche lì, finché c'erano gli inglesi... C'era una clausola, un accordo per cui praticamente questi paesi dovevano qualsiasi iniziativa in campo idrico energetico legata al lino doveva essere presa con gli inglesi, con l'Egitto e quindi con gli inglesi, era un protettorato inglese. Ora naturalmente bomba libero tutti come si dice dalle mie parti e voglio dire... E gli etiopi si fanno loro diga naturalmente con accordi con gli egiziani, con il Sudan, ma questi sono accordi sulla carta, poi bisogna vedere se sostanzialmente riusciranno a garantire quell'afflusso di acqua che già la diga di Aswan, in qualche modo vi ricordate, fatta dagli italiani, come dire, razionava. Il Nilo c'è una storia bellissima legata a chi è stato in Egitto anche per il turismo, anche per fare la gita sul Nilo, si rende conto dell'acqua. Il Nilo è l'asse fondamentale dell'economia egiziana, non solo perché riesce a rendere fertili i campi, ma perché contribuisce poi all'energia, è fondamentale. Oggi è un fiume di fatto okay, che ha più nazioni che lo governano. Forse è anche giusto così, perché non era giusto lasciare l'Etiopia senza acqua e senza elettricità, però può essere l'occasione per un nuovo conflitto di natura. Di natura anche nazionale, insomma. Ecco Gianni. Mi danno lo spunto i fratelli Scarabocchio che stanno realizzando questi, questi cammelli eolici per farti fare, per farti fare adesso una, dei volteggi geopolitici che rasentano l'audacia e parlare di una sicurezza di altra natura che va a cavallo tra la tutela dell'ambiente e quella invece della sicurezza energetica e lo facciamo lo farei partendo da quello che è stato forse uno degli argomenti più contesi in Italia degli ultimi mesi, degli ultimi anni e cioè parlerei del gasdotto TAP. Perché parlo del gasdotto TAP, ecco questo gasdotto che parte dall'Azerbaigian, quindi dalle rive del Caspio e attraversando vari paesi fra i quali la Turchia, l'Albania e arriva Giunge poi in Puglia, in Italia. Un gasdotto molto contestato, questo lo sappiamo. Con un problema, però, connesso, anche collegato alla tutela degli ulivi che hanno dovuto espiantare. In realtà, poi andando a vedere poi la documentazione, abbiamo visto che questi ulivi non sono stati tagliati, sono stati espiantati, peraltro curati dalla malattia della Xylella. Un progetto colossale anche da un punto di vista economico, svariate centinaia di. Di milioni di dollari è il costo complessivo di quest'opera, che porterà in Italia una cosa come 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno, potenzialmente espandibile dal 2020 in poi addirittura al doppio, a 20 miliardi di metri cubi. Consideriamo che complessivamente in Italia sono 72 miliardi di metri cubi di gas utilizzati durante un anno. Ecco, intanto facciamo un applauso ai fratelli Scarabocchio. Grazie. I cammelli eolici meraviglioso. Ecco su questo volevo un tuo parere. La tutela energia, sicurezza energetica, approvvigionamento, ma allo stesso tempo tutela dell'ambiente. I cammelli sono veramente bellini, sono veramente congratulazioni. Me lo porto via questo disegno. Allora, il problema degli olivi in Puglia. Consentitemi di essere un po' politicamente scorretto, stamattina non si pone, insomma, rispetto alla tragedia che è la xylella che ha distrutto il paesaggio rurale del Salento, gli olivi che vengono estirpati e poi trapiantati per il passaggio del TAP sono una bischerata. Fatemi dire, utilizzare questo termine fiorentino. Allora. Secondo me è un'infrastruttura fondamentale, ma non per l'amicizia con alcuni dei gestori di questa operazione, perché la pluralità di approvvigionamento energetico è una cosa fondamentale. L'Italia ha un problema. Vedete, nell'antichità i minerali si pigliavano in Etruria, Etruschi. A Roselle, Vetulonia, c'è una bellissima mostra tra l'altro sulla battaglia di Alalia che si inaugurerà a maggio a Vetulonia. Faccio un po' di propaganda alla mia amica Simona Raffanelli, che è direttrice del museo di Vetulonia. Sulla battaglia di Alalia del 535, in cui gli etruschi e i cartaginesi avanti Cristo cacciano i Focesi dalla Corsica, cioè l'Alto Tirreno diventa un mare etrusco. E poi dopo Roma fa un accordo con i cartaginesi per cui sotto il capo Bonn navi che non siano cartaginesi non possono andare. Interessante perché la geopolitica poi ci ripropone ciclicamente le stesse problematiche. Quindi la geografia va studiata a scuola. Perché si parla spesso, anche quando si parla di politica, senza cioè, conoscere la geografia. Bisogna partire dalla geografia ancora prima e dalla storia. Bene? Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'Italia invece ora è carente di materie prime, e questo è stato il problema dell'Italia diciamo da sempre, diciamo, dopo l'impero romano, no? E in particolare, voglio dire, nell'ottocento-novecento, la rivoluzione industriale, l'Italia ha dovuto andare a cercarsi le, le materie prime fuori. Poi c'è l'autarchia del regime che rilancia, per esempio, in Toscana, ma anche in Sardegna, eccetera. Però è una cosa di necessità, un respiro corto, di fatto, anche se produce poi dei, dei villaggi minerari molto belli. Di fatto noi siamo un paese totalmente dipendente e entriamo nelle due guerre mondiali, nella prima e nella seconda, perché non possiamo fare a meno, ci entriamo male. Particolare la seconda, ma ne, insomma, anche la prima non ne centriamo proprio bene, perché noi siamo un paese dipendente dagli altri sul piano delle materie prime. Allora, il tema dell'autonomia energetica italiano è un tema centrale della nostra politica estera e della politica interna, e poi anche qui andrebbe detta una variabile della politica estera, diceva qualcuno, un vostro concittadino. Allora, sì, corregionale. Detto questo, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che più una pluralità di approvvigionamento energetico garantisce anche una certa autonomia del Paese che può ricorrere ora all'una o all'altra. E questa si fonda soprattutto, anche questo va detto con chiarezza, sul gas naturale, che è una grande intuizione non solo di Enrico Mattei. Enrico Mattei. Personaggio grandissimo, Io ho avuto la fortuna di conoscere i manager che lui ha formato, perché sono stato, ho lavorato in, per molti anni con Leni e i manager formati alla scuola di Rio Mattei, insomma, erano una roba straordinaria, una cultura internazionale, una curiosità, una grande preparazione non solo in materia energetica, ma anche in generale. Voglio dire, noi sul gas naturale fondiamo il boom economico e la ripresa economica dell'Italia. Lo dice molto bene quel bellissimo film di Francesco Rosi, interpretato magnificamente da Gian Maria Volontè. Ma dobbiamo dire anche che, anche qui, dietro Mattei c'è una grande classe dirigente che gli permette di riprendere l'ACIP con il consenso americano. E di trasformarlo nell'ENI. Dopodiché, la morte di Mattei merita un altro dibattito a parte e si rischia anche lì di cadere con grande facilità nel complottismo, perché poi i depistaggi sono molteplici. Limitiamoci a dire che la morte di Mattei però non interrompe la scommessa dell'Italia sul gas naturale. E andiamo avanti. Allora, il gas naturale in questo momento è la fonte energetica. Di cui nel mondo c'è più uh, disponibilità. Le nuove tecnologie, soprattutto dire italiano è sbagliato, diciamo dell'ENI, perché anche qui andrebbe aperta un'altra parentesi. Quando noi diciamo che in Libia è in discussione l'ENI, attenzione, in Libia è in discussione la, la geopolitica italiana, perché l'ENI, che può avere i suoi rischi in Libia. Però è ormai di fatto una company multinazionale, globale, che ha i suoi rapporti... Leni ha sempre avuto una sua politica estera, anzi diciamo che Leni era l'avanguardia della politica estera italiana. Oggi è una, ha un azionariato in cui ci sono fondi tedeschi, americani. È una... Una public company di dimensione internazionale. Internazionale. Quindi di fatto l'ENI ha la sua politica estera e non dipende soltanto da quello che fa il governo italiano sia giallo-verde sia rosso-blu come vi pare. Non è questo il problema. Il gas naturale è, voglio dire, per ragioni anche come dire, economiche ma anche tecnologiche, la fonte di approvvigionamento privilegiata dell'Italia. Quindi la pluralità di fonti energetiche... È indispensabile, ecco perché il TAP completa un quadro di approvvigionamento energetico importante e necessario. Anche se bisogna dire che la domanda di gas naturale in questo paese è scesa di un buon 15% negli ultimi anni, dovuto ai processi, alle crisi. Insomma, però il gas, col gas naturale non, non soltanto ti riscaldi, <ride> vedete, io sono, mi si è rotta la caldaia. 15 giorni fa, e insomma, e sono stato che come era sotto più di 15 giorni, eravamo sotto Pasqua, non trovavo, nonostante le mie entrature non trovavo rapidamente il che mi venisse a, a, a raccomodare. E insomma, la mattina non puoi fare la doccia, c'era stata una strizzatina di freddo, quindi siamo stati, abbiamo, dobbiamo, dobbiamo, abbiamo tirato fuori una stufa. Insomma, l'importanza nella vita... Cioè un mio amico, dice, i vaccini, un mio amico medico, che io stimo molto, dice che i vaccini sono fondamentali, ma l'igiene, il riscaldamento delle case, eccetera, sono stati fondamentali ancora più dei vaccini nel prolungare le aspettative di vita. Allora, noi molte volte giochiamo, facciamo della letteratura, facciamo dell'utopia. Il gas naturale è fondamentale e ce n'è una grande disponibilità. Rimane la fonte energetica primaria del nostro Paese. Non c'è dubbio. Aggiungo che le energie rinnovabili che io ho praticato da un punto di vista manageriale, che sono sicuramente importanti, noi dobbiamo andare verso un mix di energie rinnovabili e di gas naturale. Ha messo il gas naturale e noi non voglio considerare il gas naturale un'energia rinnovabile. Si potrebbe aprire un dibattito, ma non lo voglio considerare. Così come la geotermia, anche lì che viene considerata rinnovabile, però anche lì si potrebbe discutere. Vabbè, Ma lasciamo stare se no andiamo in un dibattito di taglio specialistico. Non c'è dubbio che le energie rinnovabili sono importanti. Ma quando noi facciamo un discorso di prima di tutto contribuiscono, cioè ci vuole un investimento molto più alto rispetto al gas naturale per ottenere gli stessi livelli di produttività. Secondo ci sono pro problemi di sostenibilità ambientale, perché i pannelli fotovoltaici vanno poi smaltiti, attenzione, eh, vanno poi smaltiti, dopo 25 anni vanno smaltiti. Ancora il problema, ancora noi in Italia siamo al primo conto energia, il primo conto energia è del 2005-2006, se non vado errato, quello cioè degli incentivi che dava la pubblica amministrazione, il gestore dei servizi elettrici per i, pannelli, per i pannelli solari. no Sta piovendo se non e eh, noi ancora i pannelli messi nel 2006, siamo, manca ancora una decina d'anni, ma nel 2025 2026 li dobbiamo smaltire, li dobbiamo, non sono più buoni, che siano americani, tedeschi o cinesi. Ecco, eh, qui andrebbe aperto un dibattito perché noi abbiamo dato degli incentivi a una tecnologia che non era la nostra. Io da un punto di vista manageriale ho messo dei pannelli, di, eh, mi pare, di in, in alcuni casi di tecnologia tedesca che sono molto buoni ma comunque vanno smaltiti e il GSE giustamente vuole che tu faccia una fideiussione di, a seconda della, della potenza dell'impianto che copre lo smaltimento quindi il problema dello smaltimento di pannelli cioè, gira un sacco di rifiuti tossici o di rifiuti speciali in giro per l'Italia lo, lo, lo sono e lo sono e i pannelli, i pannelli solari sono questo perché li devi sostituire non è che sono eterni sempre che ti abbia messi bene, perché questo sarebbe un altro, un altro perché gli impianti funzionino no, e questo è un altro discorso perché c'è grande fascinoneria e approssimazione in materia. Quindi voglio dire il gas naturale è invece la fonte energetica, e sul piano della sostenibilità lì, perché anche la costruzione di un pannello, guardiamo quanta CO2 produce la costruzione di un pannello fotovoltaico. Ma dice non lo facciamo in Italia, lo facciamo in Cina, ho eh, capito? Infatti in Cina se voi andate a Shanghai, io vi sfido a stare a, a vivere a Shanghai o a Pechino, sono città completamente coperte di smog. Cioè noi abbiamo delocalizzato, delocalizzato le condizioni di lavoro più um, scomode, utilizziamo questo termine, ma che comunque ci ritornano poi. Non è che facendo il referendum contro il nucleare in Italia, che probabilmente per una scelta politica a favore del metano abbiamo giustamente escluso le centrali nucleari sul nostro territorio nazionale, ma in Francia ci sono e ci sono in Slovenia. Tant'è vero l'Enel poi investe in Slovenia e investe in cioè, Chernobyl, ce lo ricordiamo tutti. Infatti Gianni, io su questo ti volevo portare adesso, come ultima domanda però corposa, perché abbiamo ancora tempo e poi magari lasciamo spazio se c'è anche qualche domanda, no? eh, un'ultima domanda che vorrei che sviluppassi bene, perché riferimento all'approvvigionamento italiano, la alla differenziazione delle fonti energetiche e quant'altro, che è poi materia fondamentale non solo di politica estera, ma anche poi banalmente economica, perché avere la differenziazione, del, noi dalla Libia importavamo il 25% della, del gas... Eh, e, e questo, e questo non è più nulla adesso, è zero adesso, no? quindi è chiaro che la diversificazione è una cosa fondamentale, ma a livello europeo, visto che si parla di Europa in questo contesto, eh, in particolare la Germania si è opposta alla firma del, del nostro accordo dell'Italia con il TAP, mentre, mentre firmava il... I contratti per il raddoppio del gasdotto Nord Stream, che invece è il gasdotto che parte dalla Russia e attraverso il Balbaltico arriva direttamente in Germania. Sarà che il, so il sospetto viene, e non è un sospetto ovviamente, è una domanda retorica la mia, è eh, una certezza che un'Italia forte da un punto di vista energetico diventava lo hub, come si dice tecnicamente, lo snodo. Per la distribuzione del gas per tutta quantomeno l'Europa meridionale, quindi entrava in concorrenza proprio con la Germania. È colpa nostra, cioè non possiamo dare sempre la colpa agli altri. La verità è che noi eh, in sede europea non abbiamo fatto abbastanza battaglie politiche per imporre una che l'Italia diventasse appunto lo snodo. Uh, Geoenergetico dell'Europa, eh, voglio dire, ma questo vale anche per le banche. Noi, per esempio, abbiamo avuto tutta una serie di stress di controlli sulle banche e non abbiamo potuto utilizzare, salvo per la vicenda del Monte dei Paschi, gli aiuti di Stato. Mentre la Germania, gli ha di Stato nel settore bancario li ha, li ha portati a casa tutti. cioè, allora la Germania. Forte anche della sua esperienza storica nonostante l'Ucraina che diventa una sorta di eh, ostacolo, di barriera nel rapporto tra vi ricordate tutta la questione quando il governo ucraino non voleva pagare il gas a Gazprom, ci fu tutti alcuni un paio d'anni fa, due o tre anni fa, ci fu tutta una questione molto importante. Per cui perché i gasdotti che vengono dalla Russia passano necessariamente all'Ucraina, sono stati fatti in epoca sovietica in gran parte, passano dall'Ucraina, l'Ucraina non solo si approvvigiona di gas ma fa pagare anche ai russi una sorta di dazio per il passaggio, Insomma, no? giustamente una di passaggio, a un certo punto l'Ucraina si rifiutava di, di, con la scusa del dazio di pagare il gas che utilizzava. E lì nacque un contenzioso e mise in crisi anche gli approvvigionamenti. Mi ricordo di essere stato intervistato diverse volte e mi dicevano: Ma Ci saranno problematiche di approvvigionamento? No, perché noi di fatto non avevamo queste problematiche. Perché prendiamo il gas dal mare del nord, prendiamo il gas dall'Algeria, abbiamo una pluralità di approvvigionamenti, grazie all'ENI e allo SNAM e ci ha sempre tutelato e quindi. Il TAP da questo punto di vista rappresenta un'ulteriore un occasione che si sta realizzando. Ma di fatto la Germania si è sempre opposta perché c'è perché un ruolo di centralità energetica nell'Europa che la Germania vuole assolvere e, dire, e vuole un rapporto privilegiato anche con la Russia di Putin che mi sembra stia uh, al di là poi dei... dei, dei dei confronti, delle guerricciole, ma sono tutte fiction in gran parte. La verità: la Merkel e Putin hanno un disegno, memori dell'esperienza storica della prima e della seconda guerra mondiale, nonostante questa, appunto, questa barriera ucraina dei paesi anche Lettonia, Lituania, Estonia. Di fatto c'è un agreement tra i due paesi in cui testimoniato da questa costruzione del Nord Stream, che però voglio dire rappresenta una vera e propria una vera e propria come dire occasione, e sceglie la Germania per raffermare il suo ruolo centrale nell'approvvigionamento energetico. Vedete, lì però noi a Bruxelles abbiamo delle colpe politiche. Il problema nostro a Bruxelles, di tutti, non è di una parte politica, è che il ruolo italiano si è andato indebolendo, si è andato indebolendo a livello politico e purtroppo si è andato indebolendo a livello anche burocratico. Cioè contano più gli inglesi a Bruxelles di quanto contiamo noi. Nonostante la Brexit che gli inglesi vogliono, c'era ieri un'inchiesta fatta da Panorama e credo abbastanza credibile, per cui gli inglesi, questa, questa narrazione dei nostri TG... Per cui gli inglesi vorrebbero rifare il referendum per entrare in Europa. È una narrazione, questo è un depistaggio, un false flag, come si dice in gergo. Gli inglesi vogliono la Brexit, perché la Brexit gli permette di diventare, tant'è vero, si oppongono ai dazi di Trump alla Cina, perché vogliono diventare la piazza finanziaria mondiale che interloquisce con la Cina, con tutte le... I nuovi paesi con le, con le teocrazie petrolifere, c'è un disegno dietro la Brexit, non è che sono matti, Boris Johnson de, ha scritto un bellissimo libro sulla Londra dei Romani, però è uno un fautore estremo della Brexit, detto questo, la Germania ha una sua politica estera, allora, Germania e Francia hanno una loro politica estera, fatemelo dire con molta franchezza, a Quisgrana sancisce un accordo, se noi non ce lo, ne rendiamo conto... Andremo incontro ad altre sconfitte geopolitiche, sancisce un accordo alla Germania, il continente è un vecchio un accordo che recupera vecchie alleanze, che, che non voglio citare per non scandalizzare l'uditorio. Alla Germania, il continente, alla Francia, l'Africa. Perché se non si capisce questo, il che può anche andarci bene, basta saperlo, cioè. Non possiamo noi, a livello come dire, eh, televisivo, a livello mediatico, millantare un ruolo da protagonisti sulla scena europea e mediterranea e poi subire accordi che di fatto ci emarginano e ci portano a livello della Grecia. Basta saperlo. Siamo un paese indispensabile, vedi gli acquisti che fa il Qatar, la Cina, eccetera, perché siamo appunto, come diceva Brodell, l'asse mediano e Mediterraneo e per chi passa da Suez siamo il paese fondamentale per accedere all'Europa. Quindi abbiamo un ruolo indispensabile. Non è detto che in questo ruolo indispensabile non ci siano professioni di alto, ad alto valore aggiunto, eh, però non possiamo poi, se accettiamo di essere subalterni nei fatti all'asse di Aquisgrana, eh, di fatto non possiamo poi andare a millantare come dire, un primato sul Mediterraneo, un primato in Europa che non abbiamo più. Fermo restando, e gli altri paesi continuano a studiare il latino, vedi, in Inghilterra, dove è la seconda, la terza lingua più studiata, dopo la lingua. E noi invece piano piano nella scuola su, non si studia più la storia, non si studia più la geografia, non si studia più il latino. Vabbè, andiamo avanti così. Basta saperlo. Sei un pessimista cosmico tu. Non vero? sono un pessimista, credo. Sei un realista con un po' di esperienza. Io sono un ottimista, sono un ottimista perché credo che ci sono le energie in questo paese, lo testimonia questa storia del Siam, lo testimonia la grande storia della diplomazia italiana, lo testimonia come dire come siamo accolti nei paesi del Mediterraneo, siamo accolti benissimo ancora perché abbiamo anche un esercito. Non è retorica nazionalista, tutt'altro L'ho detto prima nel 2010 sulla questione che, Insomma, noi a Beirut siamo ancora amati perché quando io sono stato nei campi palestinesi a Sabra e Ciatila eh, si ricordavano ancora la funzione fondamentale dell'esercito italiano a protezione dei palestinesi che tra parentesi vengono considerati dai libanesi una delle cause della guerra civile. E l'esercito italiano ha difeso le donne, i bambini, ha esercitato una funzione fondamentale di civiltà. Noi siamo ancora almeno lo si era ancora amati. Naturalmente poi il tempo passa. E cioè, cioè, siamo ancora un paese amato in tutte le parti del Medio Oriente e in tutte le parti del Nord Africa. Perché ci siamo stati i primi paesi, il primo paese nel dopoguerra liberatosi dalle colonie? Non è sempre presente. Se voi parlate a un diplomatico, io avevo un grande amico, si chiamava Salvino Busuttil, con cui ho fatto anche un libro. Salvino Busuttil era un grande diplomatico maltese. I maltesi sono gente di grande livello in politica estera, anche per la posizione ovvio geopolitica dell'isola, questo, questo lo dice in questo libro, la capacità di trattare la politica e gli affari degli italiani, la loro pazienza, la loro umanità, permettetemi, il loro umanesimo se vi piace. È straordinario, dice, rispetto all'arroganza. E alla prepotenza che in politica e negli affari lui vedeva negli inglesi, perché dai a Malta, ti sembra di essere un paese appunto inglese, ma appena gratti trovi il siciliano. Rispetto all'arroganza all di inglesi, francesi e tedeschi, lui lo diceva e l'ha scritto in questo libro. Quindi, è un libro che ho scritto insieme a Deborah, no, sulla, su questa mia esperienza. Cioè, allora voglio dire, noi abbiamo ancora delle grandi qualità, abbiamo una grande storia, una grandissima civiltà, da cui bisog... però va studiata, va riportata, è chiaro che se te la dimentichi... E, e voglio dire anche per esempio le nostre imprese, questo lo devo dire con franchezza perché è una, è una fitta che io ho. noi per esempio è giusto, la finanza internazionale parla inglese, però noi per esempio con Lenin, tutto fino a questo punto di rottura, io dico il 2011 per dare una data, noi abbiamo avuto anche una, come dire, un management nell'industria pubblica ma anche nell'industria privata che certo guardava al mark to market, cioè al punto di borsa, ma non era stato ancora totalmente conquistato dai modelli McKinsey, cioè i passera, i profumo, Alessandro, cioè dovevano comunque fare i conti. Con, come dire, con la storia anche del nostro management, che aveva nell'ENI il suo punto di eccellenza, ma anche nell'ENI. Quindi con questa capacità di miscelare la ricerca del profitto a una visione di lungo periodo della impresa che purtroppo noi stiamo rischiando di perdere. Perché il problema a queste le trimestrali, guardate, non lo dicevo io, lo diceva. Non mi ricordo chi, un giornalista importante, tra l'altro, ma anche eh, che va di miele. Mi pare lo dicesse. Cioè, voglio dire, eh, ormai con le trimestrali se misuri la produttività. Prima non si faceva le trimestrali, prima si faceva forse semestrali, ma mi ricordo si faceva, si faceva il bilancio a primavera e poi molti dei nell'industria di Stato, molti dei profitti venivano reinvestiti. Oggi non succede più. Io ho fatto il manager fino a un anno e mezzo, due anni fa, negli ultimi anni progressivamente la percentuale dei, del guadagno che tu realizzavi con l'impresa veniva messa a dividendo, ai mentre sposti. prima veniva reinvestita, tutti gli anni era 10, 25, 30, finché siamo arrivati l'ultimo anno al 100%, in questo senso sono un manager vecchio, tra perché di fatto era abituato a reinvestire. Mentre oggi viene data dividendo perché c'è un problema di punto di borsa, perché la borsa poi si muove sulla base... Cioè, allora, è vero che la finanza internazionale parla inglese e quindi la Brexit, ma è vero anche che noi non dovremmo perdere nel nostro approccio anche industriale la grande lezione, fatemelo dire, del codice di Camaldoli. Io vi invito andare su internet a ricercare questa storia del codice perché su quel modello lì si fonda la ripresa economica italiana del secondo dopoguerra, De la capacità di miscelare iniziativa privata, impresa e utilità sociale. Questa è la grande Bene, su questa battuta Gianni ti ringraziamo e facciamo anche l'applauso complessivo per i fratelli Scaravocchio. E lasciamo spazio se c'è qualche, qualche domanda, abbiamo ancora 5-10 minuti, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, prego, credo sia qui i microfoni, credo che, oppure scendo io che facciamo prima. Va. Prego. Eh, grazie, non so dove iniziare senza venire frainteso. La sua presentazione è stata molto interessante perché chiaramente si nota una conoscenza sua fatta nel campo nel corso di molti decenni su quello che riguarda la macro politica e la macroeconomia dell'ambito mediterraneo e dell'ambito mondiale ed europeo. Una cosa che per io però ho notato per quel che mi riguarda. E per quel che riguarda questo festival qua, nei dibattiti che si sono svolti in questi giorni all'interno, sotto questa tenda, è emersa un'idea di un'Europa e anche un'esigenza di un'Europa, una ricerca per un'Europa diversa. Allora, mi spiego quello che capisco io secondo questo termine qua. Un'Europa meno improntata al controllo degli Stati nazionali che vengono riconosciuti ormai come una causa molto forte di quello che in Europa non funziona. Allora, eh, riferendomi alla sua presentazione, eh, direi che eh, l'idea che io ne ho tratto eh, da quello che lei ha detto è che in questo scenario presentato da lei... L'Europa è assente. Quello che ne emerge è un mondo fatto di stati nazionali in combutta e in competizione eh, addirittura in modo eh, becero uno contro l'altro. Lei ha parlato molto spesso di interessi italiani, eh, di interessi tedeschi e interessi inglesi contrapposti uno contro l'altro però non ha parlato di Europa, cioè ho capito che l'Europa, la Germania e l'Inghilterra sono geograficamente all'interno dell'Europa, però il, il ruolo di un'Europa eh, all'interno di questa configurazione geopolitica io non l'ho notato. E poi un'altra cosa che eh, parallelamente a questo, lei ha parlato dei pannelli solari, ha giustamente detto che ci sarebbe un problema per lo smaltimento dei pannelli solari e che quindi prima di produrre pannelli solari in alternativa ad altre fonti energetiche disponibili bisognerebbe pensarci bene perché insomma cosa succede poi ai pannelli solari. Questo sarebbe un discorso secondo me molto valido da approfondire, però non mi risulta che nel sistema eh, economico di cui facciamo parte ormai da decenni, se non da centinaia di anni Nessuno si è mai fatto il problema di produrre un sacco di porcherie senza pensare dove vanno a finire. Nessuno si ferma, eh, penserebbe di fermare la produzione dei computer, tanto sanno benissimo che li possono caricare su una nave, scaricare in mezzo all'Africa, poi ci pensano gli africani, e questo è quello che succede effettivamente. Nessuno ha pensato dove vanno a finire tutti i telefonini. E quindi mi sembra un po' un. Eh, eh, non, poco corretto direi eh, parlare de della mancata produzione dei pannelli solari per questo motivo qua quando per altre tante eh, cose invece lo stesso discorso non si fa grazie lei ha perfettamente ragione ha colto perfettamente il senso della mia analisi cioè io non credo che se non ristabiliamo un equilibrio cioè se non ristabiliamo un equilibrio di, potenza, di potenze dentro l'Europa noi rischiamo di avere un'Europa zoppa, a trazione franco-tedesca e una, una serie di paesi molto insoddisfatti che potrebbero essere attratti in, una, come dire, in alleanze diverse. Perché nessuno è interessato a un'Europa unita al di fuori degli europei, se non come mercato per le merci. I padri fondatori dell'Europa pensavano che prima sviluppavano il mercato e poi piano piano naturalmente sarebbe arrivati anche all'unione politica. Questo purtroppo non è perché le attuali difficoltà dell'Europa, la fuoriuscita inglese, le attuali difficoltà dell'Europa nascono proprio da questa mancanza di transizione naturale dal mercato all'unità politica. L'unità politica, amici, si basa sugli equilibri di forza sull'equilibrio, equilibri, cioè, se noi non come italiani, cioè noi abbiamo avuto, abbiamo mantenuto un certo equilibrio per molti anni. Questo equilibrio che vuol dire eh, appunto equilibrio nei rapporti all'interno del Parlamento di Bruxelles, nella Commissione, eh, questo equilibrio purtroppo è saltato. Questo è un dato di fatto, e sul, e sul fatto che questo equilibrio è saltato. I, si sono mossi gli altri paesi: gli Stati Uniti, la Cina, le nuove monarchie petrolifere, eccetera, e hanno occupato spazi che naturalmente, per esempio nel Mediterraneo, afferivano alla presenza dell'Europa. Ieri Gaiani e Fabri sono stati ancora più convincenti nell'esprimere questo quando hanno parlato dell'esercito europeo, che non, mi pare di poter dire che non esiste proprio perché manca questo equilibrio. E manca questa, questa maturazione interna all'Europa di un destino comune. Ora, al di là dei proclami mediatici, però i proclami mediatici vanno come dire, eh, sostenuti da delle azioni effettivamente unitarie. Questo è il mio modo di, di vedere le cose, che appunto differisce dal suo, lei l'ha accolto perfettamente. Non ci credo insomma a un'Europa che nasce su Aquisgrana, lo dico con molta franchezza. E credo che l'Italia e la classe dirigente italiana, non solo i politici, abbiano gravissime responsabilità nell'avere proclamato l'Europa ma nel non l'avere perseguita concretamente a Bruxelles e a Strasburgo, perché sono loro i responsabili di questa eh, ondata anche di falsi sovranismi, fatemelo dire. E chiudo qui. Grazie infinite a Gianni Bonini e all'amico Daniele Lazzeri per questo interessante incontro eh, che probabilmente meriterebbe ancora più tempo e ancora più approfondimenti. Vedremo magari di organizzare qualcosa in futuro, ma anche prima, l'anno prossimo, magari. E, come? Ma ripetendo... Credo di sì, penso non ci siano problemi e, e grazie infinite anche ai fratelli Scarabocchio che anche oggi ci hanno <ride> allietato. Con questa nuova metodologia che sembra funzionare, quindi vedremo magari di riprenderla anche, anche in futuro. Eh, grazie ancora, eh, per chi vuole rimanere, eh, adesso partiremo con il penultimo incontro della, di Siamo Europa. Eh, parleremo di Europa dell'Est e Europa dell'Ovest dal punto di vista sportivo, con la presenza di, di Sara Simeoni, che è arrivata qualche minuto fa e mi sono dovuto assentare appunto per quello, e poi. Parleremo un po' di alcuni aspetti pratici a seguire legati alle, alle elezioni europee, quindi a, a come si vota e, a, e al perché si vota. Cominceremo tra pochissimi minuti.